Ora vediamo questa bellissima animazione virtuale dell'Università del Colorado. Cominciamo dallo spettro di corpo nero del Sole. Qui abbiamo il termometro con le varie temperature e noi possiamo cambiare la temperatura del corpo nero o inserendo a mano il numero qua oppure spostando su e giù questo tasto. Questa è la radianza specifica del corpo nero, in questo caso del Sole, e la riconosciamo dall'unità di misura. Sono megawatt per metro quadrato, cioè per unità di superficie, e per micron, cioè questo significa quanti milioni di joule al secondo un metro quadrato del nostro corpo nero emette per ciascuna lunghezza d'onda, micron. E infatti qua c'è l'asse delle lunghezze d'onda, dove è riportato anche l'intervallo visibile, lo spettro visibile, che sta tra 0,4 e 0,7 micron più o meno. Qui c'è 1 micron, 2 micron, 3 micron. Vediamo che il Sole a questa temperatura ha un picco di emissione che praticamente corrisponde al verde e infatti è di mezzo micron, come abbiamo visto in un esempio del video precedente. Vediamo anche che il Sole emette un po' in tutte e tre questi colori, che sono blu, green e red, cioè blu, verde, rosso. Infatti tutte e tre queste palline, diciamo, sono accese a dare la luminosità della stella, il cui colore è dato dalla sovrapposizione di questi tre colori. Ora modifichiamo leggermente la temperatura del corpo nero, scendendo e salendo, e vediamo come cambia appunto lo spettro di corpo nero. Vediamo due cose: quando diminuisce la temperatura diminuisce l'area sotto la curva, quando aumenta la temperatura aumenta l'area sotto la curva. Ricordiamo infatti che l'area sotto la curva è proporzionale alla temperatura alla quarta e rappresenta fisicamente tutta l'energia emessa al secondo, quindi megawatt, dall'unità di superficie, quindi per metro quadrato, da questa stella, in tutte le lunghezze d'onda. Quindi l'area sotto la curva rappresenta tutta l'energia emessa in tutte le lunghezze d'onda. Inoltre vediamo anche lo spostamento del massimo di Wien. Quando noi abbassiamo la temperatura, vediamo che il massimo, cioè il picco luminoso, si sposta verso le lunghezze d'onda maggiori. In questo momento il picco luminoso sta intorno a 0,8 micron. Quindi sta già nell'infrarosso, infatti stiamo oltre il visibile dalla parte del rosso, quindi questa è la zona infrarossa. Se noi invece alziamo la temperatura, vediamo che il picco torna nel visibile fino addirittura a uscire anche dal visibile. Quando noi superiamo un certo valore di temperatura, addirittura il picco si sposta sempre più a sinistra, in questo momento è per esempio nel blu, ma aumentando ancora la temperatura il picco andrà a sinistra del visibile, cioè andrà alle lunghezze d'onda ancora più piccole, cioè nell'ultravioletto. Aumentiamo quindi questa temperatura e vediamo che il grafico non basta più. Perciò andiamo ad agire su questi due tasti per cambiare la scala del grafico. Cioè stiamo cambiando la scala sull'asse verticale, infatti adesso qua è comparso 1000, prima c'era 316. Quindi cambiamo l'unità di misura, la scala verticale. Vediamo che adesso il picco a 7700 Kelvin è finito nell'ultravioletto. E ancora più nell'ultravioletto si sposta, oltre naturalmente a crescere l'area, quando io aumento la temperatura. Qui possiamo arrivare fino a circa 9250 Kelvin. Vediamo il picco nell'ultravioletto. In realtà si può andare anche più in alto con le temperature, basta inserire il valore a mano e, se necessario, ridurre di nuovo la scala verticale. Adesso invece diminuiamo la temperatura, vediamo che si abbassa la curva, diminuisce l'area, andiamo ad agire di nuovo sulla scala verticale, abbassiamo ancora la temperatura e portiamoci esattamente a 2900 Kelvin. Come abbiamo visto in un esempio precedente, il picco si trova adesso a 1 micron esatto, nell'infrarosso. Se vogliamo riprodurre questi tre grafici visti prima, per esempio quello più basso a 850 Kelvin, inseriamo il valore qua e andiamo ad agire sulla scala verticale. Però vediamo che il picco non riusciamo più a visualizzarlo perché si è spostato oltre i 3 micron. Allora dobbiamo agire sull'unità di misura della scala orizzontale, cioè delle lunghezze d'onda, con questo tasto,
Ora, per esempio, il grafico arriva fino a 12 micron, prima arrivava solo fino a 3, e vediamo che l'intervallo visibile si è stretto e adesso un oggetto a 850 Kelvin praticamente non emette per niente nel visibile, emette solo nell'infrarosso e quindi noi non lo vediamo luminoso. Proviamo infatti a ingrandire e vediamo che l'emissione nel visibile è praticamente nulla. Per curiosità portiamoci alla temperatura di un forno, per esempio 700 Kelvin, e vediamo che non emette niente nel visibile, infatti i tre colori, blu, verde e rosso, sono praticamente spenti, le tre palline non si sono accese. Le palline si accendono soltanto quando io vado ad aumentare la temperatura e finalmente, cambiando le scale, finalmente il picco comincia ad avvicinarsi al visibile. Qua si vede che c'è una debole emissione nel rosso, infatti si è accesa la pallina rossa. Il verde si accende appena perché c'è una minima, piccolissima emissione nel verde. Alzando ancora la temperatura, vediamo che il verde si accende sempre di più e finché si accende anche il blu. Andiamo ad agire sulla scala, vediamo anche che si è accesa la stellina, che è quasi tutta formata dal rosso e un po' dal verde.